ultimo episodio, è il penultimo episodio, vi chiediamo di lasciare almeno 3500 mi piace su questo video entro a mezzanotte, ragazzi, non vi costa niente, è gratis, perché noi nell'ultimo episodio, quello più decisivo, rivogliamo doppiette, triplette e capitani, mi raccomando, vai col video. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Mi piace. Iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Così vi riceverete. Vi arriverà. Scusa. Vi arriveranno. Sono 37 episodi e basta. Cioè, ce la faccio più manco io. Ho bisogno di una vacanza. Vi arriverà la notifica in tempo reale sul cellulare. Se vi iscrivete e attivate la campanella ogni volta che pubblichiamo, così non vi perdete più niente. Passate anche sul primo canale YouTube dove è uscita la mitica sfida al Fantacabo, altro video super interattivo. Ci abbiamo un terzo canale YouTube non di calcio, dove stiamo pubblicando dei contenuti, non so neanche come definirli, ciliegiosi. Belli. Ecco, trovate tutto qua sotto in descrizione. Durante il video i canali compariranno qui. Proprio lì. Da dove partiamo? Che dobbiamo fare? Settimana scorsa, sfida pronostici. Allora, c'ho un attimo di vuoto, trovo così il Fantacabo. Abbiamo già registrato i video del Fantacabo. Allora, forza. Questo è tu, questo è mio. Ci siamo sfidati in Torino-Napoli e Fiorentina-Roma, come sempre in 1x2. Primo marcatore, underover, parziale e risultato esatto. Riportate i vostri risultati qua sotto nei commenti. Torino-Napoli, 1x2. 2. Pure io, beccata. Primo marcatore, Insigne. Osimhen, sbagliata per entrambi. Underover. Over. Over anche per me, sbagliata. Parziale. 2. X, indovinata io. Sì. Risultato esatto. 1-2. 1-2. Sbagliata. Fiorentina-Roma, 1x2 che ci hai messo? X 2, sbagliata per entrambi, è finita 1, capirei. Primo marcatore, Milenkovic. Cabral, sbagliata. Under over? Under. Over, indovinata lui. Parziale? 1. X, ma me l'hai indovinata te? Risultato esatto 1-1. 1-2, sbagliata. Praticamente 3 facciamo 3-2 per te. Ci ho provato con le unghie e con i denti, ragazzi, a... Niente, mi sono solo arrampicato sui specchi e scivolavo. Non si può vincere tutto dopo tutti i risultati clamorosi del campione del mondo in carica dei mondi. Allora, punti totali: 117 per te, 108 per me. Alla fine, dai, 9. Sì, è stato abbastanza vicino. E 16 vittorie tu su di me e io 10. Cioè 6 vittorie di più. Più di quello non sono riuscito, però almeno altre vorrei vincere le prossime due e almeno andare avanti ai punti, ma è difficilissimo perché sappiamo come funziona ormai. E ok, nuova sfida, prendi le tue scelte. Ci siamo sfidati in Milata e Jublaz. Milata? Milata e Shirulaz. Allora, Jublaz. Milan-Atalanta e Juve-Lazio, fate anche voi il vostro gioco qua sotto nei commenti, sfidateci e vediamo chi farà meglio la prossima settimana tra me e lui e tra noi e voi. Milan-Atalanta 1x2. 1 2. Grattatevi se ti fate Milan, non ve la voglio dire, devo fare i pronostici ma la sento così. Primo marcatore, che sì, Muriel. Under over? Over. Anche per me over. Parziale? X 2. Risultato esatto? 2-1. 1-2. Quindi completamente all'opposto. Mamma tra mia. Me e te. Mamma finisce mia. 0-0. Occhiali. Juventus-Lazio 1x2. X 2. Primo marcatore, Immobile. Anche per me. Under over? Over. Anche per me. Parziale? 2. Pure per me. Risultato esatto? 2-2. 1-2. Qua ci giochiamo veramente una fetta importante, perché quei 9 punti ti devo ricchiappare, ma... Quando ricchiappo? Solo una volta sono riuscito a fare 6-0 qualche settimana fa. Sì. Mi servirebbe come il pane. E non basterebbe comunque. Segna o non segna, risultati scorsa settimana, riportate anche i vostri risultati qua sotto nei commenti. Piantala di far vedere le punte dei piedi a chi ti segue. Ma che gliene frega a loro? Vabbè, ogni tanto. Delle tue tonsille. Ma sì, ma che non te sei neanche tolto. No. Tra l'altro. No, non me ne so. Non ce n'era bisogno. No. Allora, a me mi hanno levato a 3 anni. E mi ricordo ancora il giorno d'operazione. Guarda, ragazzi, è un'esperienza. La racconterò sul terzo canale. Mi è tornata a mente questa cosa. C'avevo 3 anni. Dai, su. Allora, su. Segna o non segna, risultati scorsa settimana, riportate i vostri qua sotto. Belotti, segna o non segna, entrambi abbiamo detto no. Non ha segnato. 1-1. Osimhen, segna o non segna, tu hai detto no, io ho detto sì. Non ha segnato. 2-1 per te. Cabral, segna o non segna, questa sono contento che l'hai indovinata, ovviamente. Tu hai detto no, io contento di che tanto abbiamo perso qua. Tu hai detto no, io ho detto sì. Non ha segnato. 3-1 per te. Abram, avrei preferito la indovinassi te,
Ma tanto, ne serviva neanche un passato manco un gol. Segna o non segna, tu hai detto sì, io ho detto no. Io ho detto di sì, strano. Manco ti ricordi che hai detto di sì? No, infatti sto pensando, io ho detto di sì. Vabbè, questo è il foglio che hai scritto. No, no, sì, è mio. Hai scritto questo foglio? È mio. Sì, no, assolutamente. Mi ricordavo, adesso ripensando, poi col senno di poi. Ma io mi sono fumato, era questo il senso. Ma non è che perché mi pare strano che hai vinto tu. Non è che per caso hai invertito F con G. Non ci prova. No. Questa è scrittura mia e questa è scrittura mia quando sto a scrivere su Amazon. Piegato. Ma te sta preoccupa. Quindi? 3-2. Successo? E tanto hai voluto proporre e fare? Abbiamo detto entrambi no. 7 assist. Non ha giocato proprio. Non ha giocato proprio. Che ne so io. Rimaniamo 3-2. Le probabili ci stava. Ma che te e Musso segna. Gli segnano o no? Successo assist o non assist? L'ho detto. Assist o non assist. Qua ho detto segna o non segna. Assist o non assist. Assist o non assist. Era capito. Musso, gli segnano o non gli segnano? Tu sì, io no. Aviato gol. 4-2 per te. Punti totali sconti diretti. Da quando abbiamo cominciato? 87 indovinate per te. 110 per me. Sono tante. 8 vittorie tu su di me, io sì. 21 su di te. Non posso fare 24, non te posso triplicare. Mi sarebbe 8, piaciuto. Posso arrivare a 10 ancora. Cioè, posso arrivare a 10. Segna o non segna, nuova sfida. E potete partecipare anche voi, ovviamente, con un commento qui sotto. Fate le vostre scelte. Sto per proporle a lui, io le mie le ho già fatte. Vai. No, perché sta su Juve-Lazio? Perché c'è sta una penna a mezzo al mouse? Perché stavo a vedere io. Giroud, Milan-Atalanta. Secco. Più ci pensi e peggio è. Sì. Sì? Sì. Rigore? No, non è detto. Ok, io ho detto di no. Ok. Muriel, segna o non segna? Milan-Atalanta. No. Tu che dici di no a Muriel? Non segna. Io ho detto di sì. Vlahović, Juve, Lazio. Segna o non segna? Sì, segna. Fatiche, cose, non ne risentirà. Io ho detto di no. L'abbiamo interpretata completamente all'opposto. Ciro Immobile, segna o non segna? Stupiscimi. Puoi stupirmi? Segna. Non mi stupisci. Ok. È ritornato il buon Fabio dei sì. Mettiamo un no perché troppi sì, insomma, mi sembra un po' esagerato. Segna. Qui ti stupisco. No, in realtà non ti stupisco. Sta giocando. Ma ha fatto una stagione al di sopra delle aspettative. Non mi hai detto se fa che fa Immobile. Sei scemo. Pure per me. Ah, è che pure ne per so. Me segna Ciro Immobile. Non ha detto, stavi già a passare al prossimo. Scusa, perché io ce l'ho nella testa perché lo leggo qua, capito? L'ho scritto, quindi pensavo di avertelo detto. Sì, pure per me. Okay. Ivan Perisic, Cagliari Inter, lo fa l'assist. Devo vincere. Tu sicuro hai detto di no? Sì, lo fa. Gioco quello che te prega, perché è una sfida questa assist o non assist inutile. Ho detto inutile perché dici sempre no. L'anno prossimo modifichiamo il format. Ho detto di no. E Handanovic, sempre Cagliari Inter. Io voglio sapere se il Cagliari un gol glielo fa sì o no. Allora, sarei propenso nel dire di no, perché il Cagliari adesso sta sotto un treno, praticamente. Quindi? Però mi stupirei nel caso in cui non lo facesse. Perché è costretto? Perché è costretto almeno a far vedere qualcosa. Quindi dico, do un minimo di fiducia al Cagliari e dico sì, un gol lo fa. E di conseguenza lo prendo Handanovic. Ho fatto lo stesso identico ragionamento tuo. Davvero? Ma paro. Mi piace quanto abbiamo messo uguali. Allora, sì, no, no, sì. Beh, due uguali e quattro diverse, no? Due uguali. E quattro diverse. Ci vedo male. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, social in descrizione, contenuti consigliati. Alla prossima con un nuovo video, ragazzi. Ciao. Ciao, raga.